Questo è il momento della scossa, ripreso da una telecamera di sicurezza. Sono le 3:54 del mattino. È ancora buio e la gente si riversa immediatamente nelle strade, tra i palazzi crollati. Qui i soccorritori cercano di calmare un bambino appena estratto dalle macerie. La scossa di 6.5 gradi della scala Richter viene avvertita distintamente anche in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo. L'epicentro è a 30 km a nord di Tirana, ma è Durazzo, la città più colpita. E solo quando sorge il sole si capisce la reale devastazione. Case, alberghi, palazzi sono venuti giù seppellendo decine di persone. I feriti sono almeno 600, le vittime finora accertate 20, ma purtroppo non è ancora finita. Il premier Edi Rama invita gli albanesi a mantenere la calma e a sostenersi a vicenda, assicurando che tutte le strutture del governo sono al lavoro, soprattutto nelle città più colpite, Durazzo e Tumane, località sulle montagne famosa per aver dato i natali all'eroe nazionale Gheorghi Skanderbeg. Squadre di soccorso sono arrivate immediatamente dai paesi confinanti, tra queste anche i vigili del fuoco e la protezione civile italiana. Per tutto il giorno la terra ha continuato a tremare. Dopo una seconda violenta scossa magnitudo 5 della scala Richter avvertita in tarda mattinata, nel pomeriggio ne sono state registrate altre di minore intensità e mentre è calato di nuovo il buio si continua a scavare.